è un mio amico. È un'amicizia che è nata in occasione del corso per la DISE, il corso per direttori sportivi, ed è una persona alla quale ci tengo particolarmente. Poi ci sarà un intervento registrato, perché non potevano essere qui, della Gerbit, la nostra ditta che cura la comunicazione sul sito, e quindi ci sarà una lezione che sarà però un filmato. Io cederei la parola a questo giovanotto che è vicino a me, perché vogliamo tentare di fare un altro corso per la DISE, per collaboratori della gestione sportiva che possono così acquisire un titolo per diventare direttori sportivi. Sì, molto rapido, perché bisogna recuperare i tempi, visto insomma questo ritardo. Allora, io sono qui, voi sapete, in rappresentanza della DISE, in qualità di vicepresidente, e in questa veste, oltre a portare il saluto naturalmente dell'associazione, intendiamo così accogliere Franco Morabito, che è una delle figure più importanti sul piano formativo della DISE, perché è docente presso tutti i corsi che la federazione svolge in collaborazione con la DISE, sia i corsi per professionisti che i corsi per collaboratori della gestione sportiva. E naturalmente il saluto e il ringraziamento va a questo comitato, nella figura del Presidente, un saluto agli illustri relatori di oggi che tra l'altro mi onorano anche della loro amicizia e con i quali è sempre molto piacevole la frequentazione. 25 domande, per cui se riusciamo tra voi presenti e anche qualche altra persona che può essere interessata a raccogliere queste prenotazioni, che sono delle prenotazioni, poi nel momento in cui si parte il bando, poi devono essere ufficializzate, non è che questo vale come iscrizione, però noi vediamo una manifestazione di interesse. Voglio soltanto dirvi che questo corso ha anche un costo, che è un costo di 1.500 euro ripartito in tre versamenti, per cui anche questo ve lo dico, perché può essere per qualcuno insomma magari impegnativo. E siete fortunati che in tre versamenti e non è l'unica soluzione. Per questo qui ci sono delle schede, sia il pre-bando, ma poi magari tramite Piero le pubblichiamo anche su WhatsApp, in modo tale che tutti quanti avete e sul sito. Io vi invito davvero a considerare questa opportunità. Per quanti di noi, io, Filippo, c'è anche Angelo Massoberti che l'ha fatto, per molti del nostro corso è stato veramente importante, molto utile per la formazione ed anche in ottica di una prospettiva lavorativa, perché di quello si tratta. Aggiungo una cosa, e questo corso da quest'anno è propedeutico affinché qualcuno di voi esce pazzo, perché sono un pazzo globale, vuole andare a fare il corso di commerciante, direttore sportivo come ho fatto io, è obbligatorio aver fatto questo pazzo, non ovviamente. Quindi partiamo già in questa maniera. Sì, perché dà una scala di punteggio da 8 a 10 punti che sono molto importanti per chi non avesse fatto una pratica sportiva come un calciatore professionista e altre cose, come il direttore sportivo non sempre, il direttore generale, il segretario, non sempre necessariamente deve aver fatto del professionismo a livello calcistico, ma ci sono altri titoli che sono importanti, che si considerano, ma lo vedete nel bando, per cui per tutte le necessità e chiarificazioni, oltre la mail del comitato, il contatto di Piero, sul gruppo ci sono anche io, mi contattate e sarò davvero a vostra disposizione per ogni delucidazione. Buon lavoro a tutti e soprattutto ai relatori. Allora, iniziamo subito.
l'esame che mi preoccupa molto, vero? Me ne accorgo, ma è tutto da bocciato. Sì, perché sei eccessivamente sicuro. All'ufficio in taccia, quando l'ufficio in taccia si è impruntata con la propria
io feci la domanda di essere nominato, se possibile, sostituto del procuratore generale, e fui nominato, tenuto conto che prima noi doveva visitarci, giravamo un pochino per tutta l'Italia. Io ho fatto molto in Cina, per la Sicilia, per la Calabria, per la Puglia, per la Basilicata, per la Campania e per il Lazio. In tutta questa esperienza che ho acquisito, naturalmente con il supporto di quello che io ho portato alla federazione, l'esperienza dell'attività indirette come ufficiale di polizia giudiziaria per tanti anni, io ho fatto delle delusioni. Ho capito che senza offesa per nessuno, che alcuni presidenti o dirigenti non si attengono troppo a non si attengono troppo alle norme federali. La norme federale sono codice le norme organizzate interne della federazione e i regolamenti delle leghe, degli arbitri e degli allenatori. Quando le norme non sono conosciute si va incontro a violazioni. Io faccio dei casi lampanti che posso citarli, per cui si sono incorsi in una violazione delle società per non aver conosciuto le cose. Mi dispiace che tra voi non ci sono tanti presidenti, però chiedo la cortesia a voi dirigenti di dire quello che più o meno dirò io, se può essere utile, se lo ritenete utile ai presidenti per difendervi. Io sono non nelle vesti di sostituto procuratore e né nelle vesti di inquirente collaboratore della federazione gioco calcio. Io sono nelle vesti di collaboratore vostro in questo momento, invitatovi a riflettere su quello che dirò. La prima cosa più banale è quella che molte volte durante le gare partecipano calciatori che non hanno titolo a gareggiare. Che significa non hanno titolo? O si trovano nelle posizioni svincolate e non vi allarmate, perché vi posso citare centinaia e centinaia di casi, oppure non tesserate la società, oppure con richiesta di tesseramento per due società, e capita anche questo. Quando i calciatori non hanno un titolo per poter partecipare alle gare, ci sono delle grosse responsabilità che sono evidenti a carico dello stesso calciatore, a carico della società e per i rapporti di predestinazione in carica, a carico del presidente sempre, perché c'è la commissione del tesseramento. Che cosa succede? Che se il calciatore non è in regola, non è nelle condizioni di poter disputare la gara, non ha titolo per partecipare. E che cosa succede? Che scattano le norme, non ha titolo, allora rispondi dell'articolo 46, comma 6 del codice di giustizia sportiva. Rispondi sia il calciatore che la società. E come vi ho detto prima, per il rapporto di designazione organica, per la omissione, risponde il presidente.
successiva stagione sportiva, del termine della successiva stagione sportiva. Facciamo un esempio: oggi succede che il calciatore non disputa in modo, non avendo titolo, non disputa una gara fino al giugno, 30 giugno del 2018, si può fare le indagini. Se si va oltre, perché si deve sapere che questo calciatore nel 2017 ha commesso la violazione, ci saranno altri articoli, non solo in articolo 46,6, articolo 93, articolo 10 del codice di giustizia sportiva, articolo 93 delle NOIF, che intervengono a dire: non ti sei testato e tu ci vuoi. Ma che cosa è importante in tutto questo? Non è importante il fatto che il calciatore non ha titolo e viene diciamo, sanzionato per avere disputato la gara non avendo titolo. Lui, la società, è il dirigente, che il presidente, come ho detto prima, ma lui ha disputato una gara senza essere coperto da un'assicurazione. Questo è gravissimo, perché se il calciatore si va male e subisce una minorazione temporanea o lunga, non può appellarsi a nessuna assicurazione. Grazie.
caso di Vito, limite che me l'hanno riferito, io non lo so e non posso attestarlo, però me l'hanno detto, e io lo dico con beneficio di interpretare, che addirittura in un caso hanno messo sotto processo, hanno dichiarato responsabile anche il presidente della federazione, perché il carcere era morto e non aveva titolo, non aveva la copertura. Che è prevista dall'articolo 43, comma 1, 2, 3 e 6. Comma 6 dice che è responsabile la società e il presidente della società. Perché sto dicendo queste cose? Perché io sono 8 anni che mi interesso per la Sicilia, per il Comitato Sicilia, dell'articolo 43 della tutela dei diritti, e non mi sta ricordando di quello che succede. Perché lo faccio in Sicilia? Perché in Sicilia, oltre all'articolo 43 di cui vi ho parlato prima, esiste una legge dell'82, è un decreto ministeriale, il quale prevede che deve essere garantito l'atleta, non parliamo più della federazione giocatrice, di tutte le federazioni, deve essere garantita la tutela medico-sportiva per poter adempiere a ciò che è previsto nell'attività sportiva agonistica. Se non è tutelato, rispondono le società, rispondono, poi vediamo che rispondono, l'ho detto prima, che rispondono. Però la Sicilia, perché io sto lavorando da 8 anni nella Sicilia? Perché la Sicilia è, diciamo così, oltre al decreto ministeriale statale, oltre all'articolo 43, la regione ha stato pubblico della Sicilia, ha fatto una legge nel 2000 che prevede che il presidente della regione Sicilia è responsabile di poter tra personalmente o attraverso i suoi funzionari accertare se tutti i calciatori, se tutti, non solo i calciatori, se tutti gli atleti di tutte le federazioni sono in regola con la tutela medico sportiva. Perché è un fatto molto importante. E avete capito perché è molto importante. E allora che cosa succede? Che il presidente, attuale presidente, ingegnere Lopresti, che conosce il presidente, il quale è il presidente, manda a noi, alla Procura federale, e la Procura federale scarica a me perché sono tanti che faccio questo lavoro, tutti i procedimenti, dicendo che questa società ha fatto giocare i calciatori, non avevano titolo per poter disputare le gare sanzionabili, in quanto non erano coperti dalla tutela medico sportiva. Che cosa succede? Un'altra cosa, che quando io faccio le CC, significa le pubblicazioni della produzione di indagini, e mando le notifiche agli atleti, ai calciatori, al presidente della società, appena vengono queste cose, alcuni presidenti mi mandano attraverso la procura i certificati, dice no, erano a posto, secondo loro sono a posto, va bene, ma arrivo questi certificati, io li analizzo e faccio un esame incrociato tra le distinte delle gare con i certificati. Perché molte volte le certificazioni sono avvenute dopo l'inizio del campionato. Io ieri sera vi faccio un caso a parte, ma non è solo quel caso, ho ricevuto 22 certificati da una società della Sicilia attraverso la procura, da dove si diceva che questi calciatori erano coperti dalla tutela medico sportiva, dalla certificazione fatta dai medici specialisti nella medicina dello sport,
il 23 dicembre il campionato di promozione della Sicilia ed è iniziato. Io parlo sempre della stagione sportiva, quindi è principio, perché l'attività che noi facciamo posteriore, poi un'altra cosa che è sbagliata, quella norma è sbagliata, c'era la certificazione precedente, se c'è.
chiedevo ai presidenti di parlare soprattutto di che cos'è la procura federale, come si pone la procura federale all'interno degli organi disciplinari, degli organi di giustizia della FIGC. La procura federale quindi è un organo di giustizia, è l'organo inquirente e requirente della federazione. Fare il dirigente, fare l'allenatore, poi il semplice calciatore, comunque in qualsiasi veste si entra in un campo di calcio o comunque si affronta il discorso calcio, ci può essere una violazione. Come nella vita di tutti i giorni, anche il calcio è fatto di norme, di regole che devono essere osservate, di regolamenti qui, e devo dire che anche il calcio, come nella vita di tutti i giorni, quindi come l'ordinamento statuale, diciamo che di norme anche esagerate, anche il calcio, diciamo, se ne è fatto carico. Abbiamo il codice di giustizia sportiva, lo statuto federale, la FIGC, abbiamo una miriade di regolamenti, ogni fetta della federazione c'ha il suo regolamento, ogni componente della federazione c'ha il suo regolamento, ragione per cui bisogna sapersi anche districare tutte queste norme qui, ed è facile anche cadere qualche volta in errore e quindi dover in qualche modo essere sanzionato. Chi per primo deve valutare se una norma è stata violata, se quella norma violata merita che ci sia poi una sanzione o altro, è la procura federale. Molti ci dipingono anche in televisione come noi della procura federale, sai, quelli che vanno a indagare, non si fanno i fatti loro, ma la procura federale soprattutto deve badare a un obiettivo, che è un obiettivo che è quello lì di tutelare il calcio, tutelare chi fa calcio e soprattutto far sì che le norme vengano rispettate, che è il principio fondamentale. Non voglio dilungarmi anche perché ci sarebbe poi tanto da dire, ma vorrei puntualizzare quelli che sono i compiti della Procura Federale in poche parole. La Procura Federale si compone sostanzialmente di due tronconi, la parte inquirente e la parte requirente. Come nella giustizia ordinaria, la parte, possiamo per analogia dire che la parte inquirente, il pubblico ministero, poi i suoi collaboratori, quindi il pubblico ministero in questo caso nella giustizia sportiva è il sostituto procuratore, i collaboratori della polizia giudiziaria. Vengono fatte le opportune indagini per verificare che semmai quello che una società o un tesserato ha denunciato, perché un procedimento si può aprire di ufficio, ma si può aprire anche su base di una segnalazione, purché non sia anonima, quindi una segnalazione, i collaboratori della Procura Federale fanno le loro opportune valutazioni, indagini, sentono le persone, quando sentite dire, o se non so se qualcuno di voi è candidato che è stato chiamato dalla Procura Federale per essere ascoltato, è perché in quel momento lì sono, qualcuno è stato ascoltato, lo so, quindi perché in quel momento la Procura Federale deve valutare se quello che è stato segnalato è giusto oppure no, se effettivamente vi è stata una violazione oppure non vi è stata una violazione, dopodiché alla fine la Procura Federale, nella specifica persona del collaboratore incaricato dal procuratore federale di fare queste opportunità, ci redige una sua relazione e il sostituto procuratore, poi nel caso specifico, deve valutare se effettivamente quelle indagini hanno comportato una violazione reale da parte di un soggetto di una norma. Questa è la parte iniziale. Ora, dopo questa parte relativa alle indagini, c'è la parte relativa all'aspetto giuridico della prova. Un procedimento può avere una definizione attraverso l'archiviazione. Non ci sono state violazioni, non si sono ravvisati estremi perché vi sia stata una violazione di una norma federale, ragione per cui il procedimento può essere archiviato. Il caso opposto è invece che qualche violazione c'è stata, il colonnello prima faceva riferimento ai tesseramenti, ci può essere una denuncia, una società, parliamo anche dei campionati dilettantistici, è molto frequente che al termine di una partita, nei 7 giorni successivi, la società dice: guarda, secondo me la squadra avversaria, oppure sono certo che la squadra avversaria ha schierato un campionato.
passato con Butkins in posizione irregolare, ci sarà il prosieguo attraverso due atti. Il primo atto è la comunicazione di conduzione indagini e poi eventualmente il deferimento, e fra poco ci arriverò molto velocemente su questi due atti. Nell'altro caso invece, se dall'ufficio del serramento e da altri tipi di valutazioni indagini che possono essere state fatte non si ravvisa che vi sia stato un utilizzo in maniera irregolare di un calciatore, il procedimento sarà archiviato e la gara avrà la sua validità a tutti gli effetti, con il conseguimento e l'omologazione della gara e il risultato che è stato conseguito sul campo. Caso contrario, c'è questa violazione della norma, il 43, l'1, 1 bis, 7, qualsiasi sono, faccio dei numeri per dire ci sono tante possibilità di violazioni. La Procura federale dovrebbe fare che cosa? Una comunicazione alla parte che è interessata, quindi diciamo sostanzialmente in primis a chi ha violato la norma. Se da questa consegue una responsabilità del presidente per medesimazione organica, sarà anche avvisato il presidente della società. Se c'è una responsabilità anche della società, come quasi sempre ci sia, diretta o indiretta, viene avvisata anche la società. Attraverso quale atto? La comunicazione di conclusioni indagini. Volendoci per analogia appoggiare sempre qualche cosa di più conosciuto nella giustizia ordinaria, è il famoso avviso di garanzia. Guardate, io ho ravvisato, ci può essere questa violazione qui, ora ti do un termine affinché tu ti possa difendere. Quindi quando arriva una comunicazione di conclusione indagine non significa che è stato accertato che c'è stata una violazione, ma c'è un accertamento che quella violazione potrebbe essere stata commessa perché la Procura federale ritiene che sia stata commessa. Ci sono dei termini che vengono assegnati alla parte. Entro questi termini la parte avvisata può chiedere di essere sentita, può chiedere di presentare delle memorie, e quindi fare una memoria difensiva, oppure essere ascoltata attraverso un proprio legale rappresentante. Se al termine di questa valutazione, di questa audizione, di queste memorie difensive non vi sia ancora un ravvedimento da parte della Procura che ritiene che comunque sono sussistenti le violazioni commesse dalla persona, si procederà con il deferimento, che porterà poi il deferimento dinanzi, in base all'appartenenza e al campionato di competenza, il deferimento potrà avvenire davanti al Tribunale Federale Territoriale, quindi nel caso specifico il Tribunale del Comitato Regionale Basilicata, oppure il Tribunale Federale Nazionale. Un altro punto per chiudere, perché già non sono già 50 giorni. Volevo soltanto puntualizzare una cosa molto velocemente, una opportunità che tutti quanti noi dirigenti, oppure domani anche vostri tesserati o altro, potete utilizzare nel nuovo codice di giustizia sportiva. Dico nuovo perché l'ultima stesura, ma comunque stiamo già parlando di 3 anni. Se vi è una violazione da parte di un tesserato, da parte della società, del presidente, da chiunque possa essere un soggetto a cui deve rispondere dinanzi al codice di giustizia sportiva, che sia tesserato o non tesserato, che ora con il comma 5 dell'articolo 1 bis può essere chiamato a rispondere di una violazione del codice di giustizia sportiva anche la persona non tesserata, se si dimostra che comunque quella persona sta facendo attività rilevante ai fini federali per conto della società. Ci sono la possibilità di poter definire un eventuale procedimento nei propri confronti in due modi. Uno, il classico parteggiamento, chiamiamolo così, o meglio, l'applicazione dell'articolo 23-24 del codice di giustizia sportiva, ma oggi è stata introdotta anche la possibilità di poter definire la propria posizione nei confronti della giustizia sportiva ai sensi dell'articolo 32-16. Nel momento in cui c'è una comunicazione con conclusione indagini, la parte, una volta che viene avvisata, ritiene che comunque quello che gli viene contestato è realmente accaduto, quindi diciamo che le possibilità per difendersi sono minime, oppure dopo un'opportuna
quindi non c'è un procedimento, lo si definisce prima del procedimento e si ha una riduzione della sanzione pari a un prezzo. Quindi la FIGC, la Federcalcio in questo caso nel codice di giustizia sportiva, inserendo questo tipo di possibilità di definizione del procedimento ai sensi del 32 sexies, ha dato la possibilità a chiunque di poter definire la propria posizione senza incolpazione. È come dire che io accetto una condanna, ma questa condanna non va nel mio casellario giudiziale. È un'opportunità molto valida, è un'opportunità addirittura per determinate tipologie di tesserati, può essere combinata anche la sanzione, quella che può essere la sanzione di inibizione tramutata in ammenda pecuniaria, e quindi risolvere immediatamente senza ascoltare nulla. Vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro. Allora, due cose velocissime. Qualcuno mi ha detto, faccio la sosta, qualcuno mi ha detto già da un marco l'otto, era una proposta quella là. Giorno 8. Scegliamo una data che potrà tutti, anche questa settimana. Ma credo che una mezza giornata bisogna ripararla. Non può essere una mezza giornata della settimana prossima o dell'altra, perché abbiamo bisogno di tempo per organizzare il convegno per me. E vogliamo fare le cose sempre. Solo questa. Altra cosa. Io sono buono. Nonostante da una stagione sportiva molto impegnativa. Grazie.